Sottolineiamo di questa sera appunto la parola in ultimo da Reziana a Vincenzo Casile, che invece è allievo del triennio di didattica e che hanno aperto questa realtà, questo centro di percussioni qui a Reggio. Sì. Grazie Giovanni Quaccio, grazie alla sua sensibilità che ho notato già da parecchi anni. Tra l'altro saluto anche il fratello Paolo, che è un eccellente fomico, abbiamo già lavorato insieme. Grazie al Dipartimento di Didattica, grazie a tutti per essere qui, sono molto emozionato, perdonate la fotografia, ma la mia ipertermia e il clima non aiuta. E sono molto contento perché mi trovo in un luogo che per me è molto familiare. Ho studiato qua un po' di anni quando ero più piccolo, poi decisi di intraprendere un percorso un po' diverso da quello classico. E la cosa che più mi sta a cuore è l'aspetto didattico. Quando ho visto questo invito, rimasto molto, molto contento, perché sto notando nel conservatorio una graduale apertura verso tante altre realtà. Parliamo appunto di questo confronto con la realtà delle scuole private, regine, che non solo, ma così funziona allora. Esatto. E soprattutto una apertura graduale a altre realtà musicali, perché chiaramente io quando ero più piccolo mi sono iscritto qui, mi sono trovato molto bene, chiaramente però sentivo la necessità di esplorare altri mondi. Ho avuto la fortuna di ricevere una borsa per il Berklee College of Music a Boston e ho avuto la possibilità di vedere cosa succedeva, come impostavano i corsi, come si viveva all'interno delle realtà. Non è assolutamente una gara tra conservatorio italiano e università americana, assolutamente, ma sappiamo benissimo che come gli Stati Uniti hanno preso dalla cultura italiana alcuni aspetti, penso che il maestro Triboni saprà sicuramente dice qualcosa di più, così come l'Italia abbiamo sempre un po' scopiazzato dagli Stati Uniti. Sarebbe bello se iniziassimo a prendere riferimento, riferirci a loro anche riguardo altri aspetti. Io parlo dal punto di vista organizzativo della didattica, cioè io non sono batterista, non sono percussionista classico, malgrado vari studi che ho fatto sia riguardo batteria che percussioni classiche, ma capivo di avere un altro tipo di approccio agli strumenti a percussione. Mi sono innamorato degli strumenti afro-cubani, è proprio la mia fissazione, nel bene e nel male. E ho iniziato con Luca per quanto riguarda appunto i rudimenti, poi mi sono avventurato verso altri lidi, fino a giungere alla madre terra che è Cuba. E lì ho potuto verificare dopo i vari studi tutto quello che altre terre, altre culture offrono a musicisti e studenti di musica. E chiaramente quando ho visto che il dipartimento di jazz, quindi con la conseguente apertura della classe di batteria e percussioni jazz, infatti piacerebbe con voi confrontarmi, chiarire un po' questo aspetto. Batteria e percussioni jazz che in realtà prevalentemente batteria. No, infatti effettivamente non ho ancora visto, cioè chiaramente esattamente, perché noi abbiamo il dipartimento di strumenti a percussione, cioè classici, abbiamo il dipartimento adesso di batteria e percussioni jazz, però in realtà di percussioni ancora c'è poco, io francamente sono abbastanza speranzoso, per cui chiaramente io nutro un po' di speranza verso questo, perché già l'apertura è graduale. Io mi auguro che, perché questo mi dice, questo connotato da Cuba agli Stati Uniti, l'identità del percussionista è assolutamente reale, non il percussionista classico, c'è una sua storia, un suo percorso assolutamente importante, anche perché chiaramente fanno parte di tutta la letteratura colta europea. Non il batterista che gioca un altro ruolo all'interno della dimensione didattica che è artistico professionale, ma del percussionista. Chiamarlo percussionista moderno chiaramente è un'arma un po' a doppio taglio, perché alla fine che cos'è il percussionista moderno? Il batterista è un percussionista moderno, il percussionista diciamo multistile, colui che studia le realtà etnomusicologiche, che se ci fate caso in realtà la stessa batteria, come il jam set praticamente, affonda le sue radici in figurazioni ritmiche e strumenti a percussione che vengono dall'Africa.
e che è il nostro pane quotidiano, quindi è un pochettino un po' paradossale, diciamo, quindi il percussionista moderno. Io mi auguro che, vedendo questa apertura, spero che possa potenziarsi ancora di più, che possa essere didatticamente organizzato anche verso questo indirizzo. Cerchiamo tutti di trasformare un po' lo studio della musica in un viaggio vero e proprio. Io mi è capitato di viaggiare, sto per viaggiare nuovo e spero di farlo il più possibile, perché è quello uno dei segreti per l'evoluzione anche del tuo percorso professionale, che sembrano sono paralleli, ma assolutamente così. Per cui auguro a tutti di confrontarsi con delle realtà, chiunque suoni uno strumento musicale, di risalire, fare un'indagine filologica di tutto ciò che suona, perché come il conservatorio si sta aprendo, è giusto che anche gli strumentisti si aprano appunto a confronti di questo tipo. Buonasera a tutti, io volevo dire due parole per quanto riguarda le scuole private, che a mio parere sono molto importanti, perché danno appunto la possibilità a chi come me proviene da altri mondi musicali, chiamiamoli così, quindi moderni, di approfondire strumenti come la batteria, appunto come ha detto il maestro Dario Zena, le percussioni moderne, le percussioni etniche. Io per esempio mi occupo di percussioni del Mediterraneo, quindi tamburi a cornice che vanno poi a prendere percussioni arabe come la tarabuca, il tar e il rig, che fanno parte di questa famiglia. Studio al conservatorio, mi trovo molto bene qui perché ho dei docenti validissimi. Consiglio a tutti quindi di frequentare questo luogo, perché è formativo. Ci sono delle materie che io non conoscevo inizialmente, poi comunque studiando ho capito l'importanza, perché quando si è piccoli magari si dà più importanza allo strumento. Uno, un ragazzino di 15-16 anni dice voglio suonare, allora si iscrive alla scuola privata, comincia a studiare batteria, tralasciando l'aspetto teorico comunque della musica, che secondo me è anche importante, perché un musicista professionista deve saper fare sia l'uno che l'altro, cioè deve saper suonare, che è la cosa fondamentale per andare avanti in questo mestiere, e poi leggere, che è una cosa anche molto importante per chi comunque lo vuole fare per professione. Come sarò prolisso, non aggiungo nient'altro se non il fatto che comunque questa può essere un'occasione di confrontarci anche dal punto di vista didattico. Abbiamo da pochissimo aperto una scuola, che in realtà è un'associazione culturale, che, dato che siamo un po' tutti appassionati di discipline umanistiche, io per, diciamo, i ritagli di tempo mi occupo di antropologia e etnomusicologia, e quindi praticamente abbiamo fondato questa associazione che come fulcro ha questa scuola di percussioni, ma chiaramente andrà a lambire altri territori, quali storia, filosofia, letteratura, archeologia, eccetera, eccetera, con la collaborazione di esperti in settore. E riguardo appunto a questa evoluzione del sistema, si spera di poter collaborare, perché no, anche con l'istituzione pubblica, in questo caso il conservatorio. Grazie.